Chiesto incontro con Ryanair, spiragli di luce sull'avvertenza, aeroporto, la Camera di Commercio tampona l'emergenza anticipando le somme per pagare gli arretrati dell'accordo di co-marketing. Sgravi fiscali in arrivo, la giunta municipale di Erice ha varato alcune agevolazioni per le famiglie in difficoltà, riaperti i termini per gli sgravi sulla Tari. Picasso in mostra al Museo Pepoli, 100 opere dell'artista dal 10 ottobre all'8 dicembre saranno in esposizione a Trapani. Le fognature a Bonaggia, al via l'iter per la realizzazione dell'impianto fognante nella frazione Valdericina. L'attesa è finita, oggi alle 18 la Pallacanestro Trapani giocherà di fronte al proprio pubblico in questa prima amichevole casalinga contro la Fortitudo Agrigento. Ancora migranti all'asilo, nella seconda edizione del nostro notiziario ci occuperemo della scuola materna Don Bosco di Trapani, che è stata di nuovo occupata abusivamente da alcuni extracomunitari che avrebbero anche minacciato di dare fuoco ai locali. Il dirigente scolastico questa mattina ha sporto denuncia, i genitori degli alunni sollecitano la messa in sicurezza del plesso. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli ci fermiamo per una breve pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie. Caparezza, Elio le storie tese e Minicio Caposena. Dal 18 al 27 settembre, Couscous Fest, San Vitolo Capo. Finalmente anche a Trapani arriva la fibra di TIM. Naviga alla velocità della luce. Approfitta di tutte le offerte della fibra TIM con On Off. Scegli la rete in fibra più estesa del paese. Scegli On Off. On Off, leader nella telefonia. 32.000 metri quadri, un vero gioiello di archeologia. Una delle più grandi tonnare del Mediterraneo. Anche a settembre scopri l'ex stabilimento Florio delle tonnare di Favignana e Formica. Ieri pomeriggio alla Camera di Commercio di Trapani si è tenuta l'assemblea del Comitato di Co-Marketing a sostegno dell'aeroporto di Birgi. L'ente camerale per tamponare la situazione ha anticipato il pagamento di due fatture. I dettagli nel servizio. Davanti alla situazione di incertezza e alla possibilità di disimpegno di Ryanair e da Birgi, la giunta della Camera di Commercio di Trapani, guidata dal presidente Giuseppe Pace, ha deliberato il pagamento anticipato delle rate di ottobre 2015 e gennaio 2016 per un totale di 150.000 euro nell'ambito dell'accordo di co-marketing a sostegno dell'aeroporto di Birgi. È stato anche disposto il versamento dell'IVA per il 2014 e 2015 per altri 132.000 euro. Complessivamente la Camera di Commercio di Trapani ha dunque dato il via libera al pagamento di 282.000 euro, somme che permetteranno di pagare due rate alla società AMS, la società che si occupa del marketing per conto di Ryanair. Il che dovrebbe permettere di guadagnare tempo nell'attesa che gli altri comuni, in ritardo con i pagamenti, provvedano ai versamenti. Insomma, l'ente camerale, con l'anticipazione delle somme, ha messo a disposizione la liquidità necessaria per tamponare l'emergenza, guadagnando tempo ed evitando di fare precipitare la situazione. A riguardo è stato deciso di sollecitare le amministrazioni locali, che ancora non hanno provveduto ai versamenti, dando altri 15 giorni di tempo. Il presidente Pace, nel comunicare la decisione della Giunta ad inizio dell'incontro con i sindaci, ha confermato gli impegni presi e la volontà di andare avanti, evidenziato come la Camera di Commercio sta facendo tutto il possibile per onorare l'accordo.
All'assemblea hanno assistito molti cittadini ed operatori del settore turistico. Presente anche il presidente dell'Airges, Salvatore Castiglione, che ha suggerito al comitato del co-marketing di incontrare il vettore in modo da arrivare ad un momento di confronto e chiarimento, affrontando anche le questioni legate alla programmazione futura. La riunione con i vertici di AMS si dovrebbe tenere ai primi di ottobre, mentre per la prossima settimana una delegazione del comitato dovrebbe andare a Palermo per incontrare l'assessore Pizzo e il presidente della regione Crocetta, come proposto dal sindaco di Trapani, Vito Damiano, proprio con l'obiettivo di chiedere al governo regionale che intenzioni abbia sull'aeroporto di Birgi. Un passaggio fondamentale che rimanda anche alle scelte su Airgest, di cui la regione detiene il 62% delle azioni. C'è da vedere poi il ruolo che potrebbe avere il nuovo libero consorzio dei comuni che è subentrato alla ex provincia regionale di Trapani. È proprio il ruolo dei comuni che si sono ritrovati a fronteggiare l'emergenza dopo il vuoto lasciato dalla soppressione delle province è stato evidenziato dai primi cittadini di Erice e Custonaci, Giacomo Tranchide e Peppe Biga. Tra gli interventi anche quelli del sindaco dell'Ega di Peppe Pagoto, fresco di nomina a presidente del distretto turistico. Il primo cittadino dell'arcipelago si è soffermato sulla esigenza di potenziare il co-marketing coinvolgendo gli imprenditori e mettendo in campo delle azioni mirate in fase di programmazione attraverso gli strumenti dei distretti, dei GAL e dei GAC. E sono diverse le prese di posizione da parte del mondo politico sulla vertenza aeroporto. Vediamo. Il dibattito politico di queste ore sullo scalo ruota per lo più attorno al ruolo della regione. E dall'ARS l'onorevole Mimmo Fazio ha chiamato in causa l'assenza della regione, socio di maggioranza dell'Arges con oltre il 60% delle quote. Il parlamentare trapanese ha invitato il presidente della regione, Rosario Crocetta, a far sentire la sua voce e il suo interesse per questo territorio, chiamando in causa anche il suo partito di riferimento, il Partito Democratico, condividendo la decisione dei sindaci di incontrare nelle prossime ore l'assessore Pizzo o il presidente Crocetta. Di tutt'altro tenore, dalla maggioranza, invece la presa di posizione dell'onorevole Ninoddo, che ha invece ricordato come l'Airges sia l'unica partecipata in Sicilia, che apparteneva all'ex provincia di Trapani, nella quale la regione è subentrata immediatamente nel capitale sociale, partecipando ad un successivo aumento dello stesso. Oddo, nell'apprezzare lo sforzo della Camera di Commercio di Trapani nel supplire alle difficoltà economiche dei comuni, ha assicurato il suo impegno nel seguire la vicenda, facendo sapere che oggi stesso incontrerà i soci privati di Airgest e il presidente Crocetta di ritorno da Roma. Presa di posizione del senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Maurizio Santangelo, che ha invitato il governo nazionale a sollecitare la regione per risolvere la vicenda Ryanair a Trapani, ricordando come l'aeroporto di Birgi sia inserito da 38 scali definiti di interesse. L'esponente del Movimento 5 Stelle si è scagliato contro la regione siciliana, chiamando in causa anche il rinnovo del CDA di Airgest e contro i comuni che ancora non hanno provveduto ad onorare gli impegni, versando le rispettive quote nell'ambito dell'accordo di co-marketing. E adesso cambiamo argomento. In arrivo al comune di Erice misure per l'alleggerimento della pressione fiscale per le famiglie in difficoltà. Riaperti i termini per sgravi sulla Tari e aumentata la fascia d'esenzione dall'addizionale IRPEF. L'amministrazione comunale di Erice, guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ha adottato due importanti misure trasmesse al Consiglio Comunale per il Via Libera. Si tratta di interventi a supporto delle fasce di popolazione ricina maggiormente in difficoltà. Il provvedimento punta alla proroga al 30 novembre 2015 per la presentazione delle domande di sgravio e per l'esenzione Tari in favore dei cittadini contribuenti più anziani, a basso reddito e residenti abitanti in zone disagiate a rischio spopolamento, ovvero Erice Vetta, Ballata e Tangi, così come per le coppie giovani o che ha aperto una nuova attività commerciale. Il termine per l'accesso alle agevolazioni era scaduto lo scorso 30 giugno, adesso si è aperta la possibilità della proroga a fine novembre. La Giunta Tranchida ha poi deliberato di aumentare da 7.000 a 10.000 euro annui il tetto dell'imponibile reddituale esente dall'addizionale IRPEF comunale pari allo 0,80% per l'anno 2015. La copertura finanziaria del mancato gettito per le casse comunali, stimabile in oltre 50.000 euro, sarà predisposto dall'ente.
Anche quest'atto sarà trasmesso al Consiglio Comunale per il via libera e il sindaco Tranchida si è soffermato su scelte in sintonia con la volontà politica espressa dai consiglieri della maggioranza, auspicandone la condivisione da parte dell'intera assemblea consigliare. 100 opere di Picasso, fra cui acque forti, ceramiche e un autoritratto del pittore, dal 10 ottobre all'8 dicembre al Museo Pepoli di Trapani Servizio. Il Museo Pepoli ospiterà la mostra che arriva a Trapani grazie alla collaborazione fra Assessorato regionale ai beni culturali e amministrazione comunale. Sono 100 pezzi che sono già stati consegnati al museo e che il direttore Luigi Biondo ci ha mostrato in anteprima. L'emozione è veramente tanta. E anche perché tenere fra le mani un'opera di questo genere e vederla da vicino ti fa scoprire dei particolari incredibili. Non so se avete notato questa differenza nel passepartout tra questa parte stretta e quella larga. Qui in trasparenza si vede questa incisione con questa testa di toro. Picasso ti dà sempre emozioni fortissime e adesso ce l'abbiamo qui. Sarà un'esposta al Museo Pepoli a Trapani che ospita con grande piacere questa mostra, che è anche evento perché è l'occasione per sicuramente visitare anche il Museo Pepoli. E quello che parte da oggi, perché da poco sono arrivate queste opere qui, è un momento di riflessione, soprattutto perché queste opere di Picasso dialogheranno con le opere e le collezioni del Museo Pepoli, quindi le ceramiche di Picasso che vengono da Malaga, dalla casa di Picasso, saranno a fianco alle nostre straordinarie opere con un tema conduttore unico, che è quello del Mediterraneo. E stiamo tentando con molta forza di mantenere il ticket esattamente uguale a quello che noi abitualmente chiediamo ai nostri visitatori, e parte da una collaborazione forte. E come tutte le cose fatte per bene nascono da collaborazioni di tante persone che hanno la stessa volontà, e quindi innanzitutto il Comune di Trapani, che si è affidato e ha chiesto a una ditta che ha i diritti per questa mostra di portarla proprio qui nella nostra città, e poi il Dipartimento dei Beni Culturali, l'Assessorato dei Beni Culturali con l'assessore Purpura, che subito ha aperto le porte di questo luogo per ospitare Picasso. Noi siamo pronti, e voi? Campagna abbonamenti 2015-2016 Pallacanestro Trapani. Io tifo Granata. E riprendiamo il nostro notiziario. Siamo ritornati di nuovo a Rione Cappuccinelli, dove abbiamo registrato ancora una volta di servizi. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Siamo ritornati al Rione Cappuccinelli dopo il servizio che vi abbiamo mostrato, le condizioni di abbandono di un giardino e delle lamentele di una disabile che è impossibilitata proprio a fruire di questi spazi. Oggi ancora un abitante del Rione Cappuccinelli che lamenta le condizioni in cui viene tenuto, lo stato di abbandono di questo quartiere, che è un quartiere molto grande. Purtroppo noi qua siamo abbandonati di tutti. I giochi sono tutti spacciati, e il campo fa schifo proprio che... Voi chiedete che praticamente si possa ottenere anche un cantiere dove, insomma, la gente stessa, i tanti disoccupati di questo quartiere, possano essere impegnati e possano prendere più amore al mantenimento. Non chiediamo niente, però un pochettino di pulizia al quartiere, un pochettino, non molto, non chiediamo tanto. Poi quando vengono i politici, allora quando vengono a prendere i voti, sono tutti bravi, poi non si fanno più vedere, che devo dire di più? È stato inaugurato, alla presenza del sindaco Vito Damiano, il nuovo anno scolastico presso l'Istituto Comprensivo Collo di Sturzo, nel rinnovato plesso della scuola primaria De Amicis di Marausa. I lavori di messa in sicurezza e di adeguamento antisismico sono stati realizzati grazie al piano di manutenzione straordinaria finanziato dal Comune di Trapani. Il dirigente scolastico Katia Tumbarello ha sottolineato l'importanza che tale intervento avrà per le ricadute sulla qualità della vita scolastica. La cerimonia è stata lieta da una rappresentanza del coro della scuola che ha eseguito l'inno nazionale. E si avvia la definizione l'iter per la realizzazione delle fognature a Bonagia Sant'Andrea. Vediamo. Il progetto esecutivo per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Contrada Anna Maria nel comune di Valderice
e completamento della rete fognaria approvato dalla Giunta Municipale di Valderice lo scorso 19 agosto è stato trasmesso per l'emissione del decreto di finanziamento all'Assessorato regionale dei servizi di pubblica utilità. L'opera sarà realizzata con i fondi CIPE per un importo di circa 3.500.000 euro più altri 532.000 euro messi a disposizione dal Comune di Valderice a titolo di cofinanziamento. Per l'utilizzo dei fondi comunali, il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimersi nella seduta di domani in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, dando la copertura finanziaria di 532.000 euro. Il sindaco di Valderice, Mino Spezia, si è soffermato sul lavoro svolto dalla sua amministrazione, mettendo in campo, ha rimarcato il primo cittadino, un impegno straordinario che oggi consente di intravedere un traguardo davvero significativo che consentirà ad una vasta area del territorio di poter usufruire finalmente di un'infrastruttura di grande importanza come le fognature. E andiamo avanti con i servizi. A causa delle avverse condizioni meteomarine che rendono impossibile l'ormeggio in sicurezza presso il porto di Marettimo, l'Ustica Lines ha fatto sapere che oggi non potrà garantire i collegamenti con l'isola. Sono assicurate invece le corse per Levanzo e Favignana. I servizi. L'Ustica Lines si scusa per il disagio subito dai cittadini di Marettimo e da quanti avrebbero dovuto recarsi nell'isola, determinato esclusivamente dalle cattive condizioni del tempo in mare e pertanto indipendente dalla volontà della società. Disagi nei collegamenti con la più lontana delle Egadi si erano verificati nei giorni scorsi sempre a causa del maltempo. Lo scalo nuovo, il porto dove attraccano gli scafi e traghetti, è infatti esposto ai venti dei quadranti meridionali. Quando arriva lo scirocco o il libeccio, nell'approdo entrano le mareggiate provenienti da sud, rendendo difficoltoso l'ingresso e l'ormeggio in manchina dei mezzi. L'Ustica Lines si era vista costretta a sospendere le corse già nei giorni scorsi proprio a causa delle forti raffiche di vento. I collegamenti sono invece stati assicurati dall'ex Siremar. Sulla vicenda era intervenuto il vice sindaco Enzo Bevilacqua facendosi portavoce dei disagi patiti dai residenti, pendolari e turisti. A riguardo Bevilacqua ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico con la compagnia di navigazione, coinvolgendo anche la capitaneria di porto, per individuare i problemi e gli impedimenti riscontrati dalla Ustica Lines. Il Memorial Vito Ruggirello, che doveva tenersi ieri sera a Custonaci alle 21 in Piazza Santuario, è stato nuovamente rinviato a causa del forte vento. L'evento che concluderà la stagione estiva degli eventi della cittadina di Custonaci si terrà quindi venerdì alle 21. Il Memorial, giunto alla quarta edizione, è stato istituito in memoria dell'impegno profuso per questa terra dal poeta, pittore e naturalista custonacese Vito Ruggirello. Prevede diverse sezioni riservate alla promozione, alla valorizzazione del territorio di Custonaci e alla diffusione della cultura. Prevista la consegna di alcuni premi. Prende il via venerdì la 18ª edizione del Couscous Fest con un calendario di grandi concerti e spettacoli gratuiti. Vediamo il servizio. A San Vito Lo Capo si comincia a respirare aria di couscous. Venerdì partirà infatti ufficialmente la 18ª edizione del Festival Internazionale dell'Integrazione Culturale, una festa di sapori e civiltà che celebra il couscous come piatto della pace, comune a tantissime culture, capace di far incontrare a San Vito Lo Capo paesi diversi all'insegna dell'integrazione e dello scambio. E anche questa sarà un'edizione ricca di grandi ospiti, da Vinicio Caposella a Delio Le Storie Tese, da Caparezza a Marrakesh, da Giobbe Covatta a Giovanni Cacioppo. Non più 6 giorni, ma 10, con un programma d'eccezione che vede ogni sera, da venerdì fino al 27 settembre prossimi, grandi artisti esibirsi live e gratuitamente sul palco di Piazza Santuario a San Vito Lo Capo. A condurre gli appuntamenti l'attore e chef italo-americano Andy Luotto, la showgirl siciliana Eliana Chiavetta, Vladimir Lussuria e Federico Quaranta. Ad aprire la serata di venerdì sarà la band siciliana dei Tamuna, mentre sabato 19 settembre sarà la volta di uno dei rapper cantautori più interessanti dell'attuale panorama musicale, Caparezza, per poi proseguire domenica con il cabaret di Giobbe Covatta. Martedì 22 settembre arriva uno dei concerti più attesi, quello di Elio e Le Storie Tese. Mercoledì 23 è la volta di Vinicio Caposella, giovedì spazio al rap di Marrakesh, mentre domenica 27 settembre gran finale con lo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo.
La nuova stagione del mini basket parte il 14 settembre. Le prime due settimane saranno di prova gratuita per tutti. Senti il richiamo della pallacanestro ed entra anche tu nella famiglia Granata. E adesso passiamo allo sport. Oggi alle 18 la pallacanestro Trapani giocherà di fronte al proprio pubblico in questa prima amichevole casalinga contro la Fortitudo Agrigento. Servizio. L'attesa è finita. I tifosi della pallacanestro Trapani oggi pomeriggio alle 18 hanno un impegno. Al Palaconad si giocherà una partita vera contro una squadra che nella scorsa stagione ha fatto sognare nella finale tra Davide contro Golia. Qual è la curiosità? Di sicuro vedere all'opera Taylor Griffin, che nelle scorse amichevoli ha dato buona dimostrazione delle sue capacità. Bisognerà invece ancora attendere per vedere sul parquet Kedrick Mays, ancora alle prese con il recupero del taglio al piede rimediato due settimane fa. Sono invece rientrati a tutti gli effetti in gruppo Capitan Filloi e Massimo Chessa. Cosa aspettarsi dal punto di vista del gioco? Le amichevoli giocate di recente hanno dato degli spunti. Buone reazioni di squadra, individualità che si sono messe in mostra, buon gioco di insieme e buon affiatamento di gruppo. È ovvio che questi sono tutti i test per permettere a coach Ducarello di porre rimedio alle cose che non lo soddisfano, come ovvio che sia a 18 giorni dall'inizio del campionato. Doppia seduta di allenamento per il Trapani che sabato giocherà in casa contro il Lanciano, dovendo rinunciare a Matteo Scozzarella, fermato per un turno dal giudice sportivo a causa dell'espulsione rimediata lunedì contro il Latina. Torniamo proprio a quella partita e ascoltiamo due dei protagonisti. La parata nella prima partita di campionato valeva il prezzo del biglietto. Lunedì sera, nei minuti finali, Nicolas, numero 1 Granata, ha tenuto chiusa a chiave la sua porta. Come inizio non c'è male. Praticamente abbiamo tenuto duro fino a un certo punto lì che abbiamo preso gol, una distrazione nostra. Però abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto 10 contro 11 fuori casa, non è semplice. E secondo me questo è un bel segno. Sì, io adesso non lo so se ha toccato uno dei nostri o uno dei loro, perché è stata talmente veloce che non ho capito neanche io. Adesso vediamo dopo il filmato e capiamo un po' meglio se eravamo messi un po' male. Vediamo. Secondo me, anche se non c'era il fallo, ma potevano mettere la palla fuori, che l'uomo a terra. Però comunque quelli lì son dettagli, non è che cerchiamo delle scuse. Comunque abbiamo sbagliato la palla lì, dovevamo arrivare prima e quindi purtroppo Matteo ha dovuto fare il fallo, sennò loro erano partite bene. Arrivato a Trapani col mercato estivo, Gennaro Scognamiglio offre prestazioni di prova e sostanza. Ascoltiamolo a caldo dopo la sfida con Latina. Sicuramente l'unico rammarico resta quello di aver subito gol dopo il nostro vantaggio, perché se non subiamo subito gol, dopo per loro si fa dura e magari riusciamo a portare la vittoria a casa. È stato un peccato pareggiarla, è stato un peccato perché Matteo è stato espulso, quindi abbiamo perso un uomo e siamo rimasti in 10 uomini, però ho visto una bella reazione da parte della squadra che comunque si è difesa bene, tranne l'ultima occasione su un calcio piazzato che è stato bravo Nicolas. Però penso che tutto sommato sia stato un buon Trapani e comunque un punto importante che fa morale e soprattutto muove la classifica. No, sicuramente la vittoria di domenica in casa con la Ternana è stata un'ottima vittoria e anche un'ottima partita. Pareggio qui a Latina, per come è venuto, penso che comunque sia stato ottimo e adesso da domani ripensiamo alla partita prossima che è Lanciano. Tanto il Trapani giocherà la prossima trasferta contro il Como martedì 22 settembre a Novara. I lavori di adeguamento dello stadio Sinigaglia, che consistono nella posa dei tornelli, nell'adeguamento del settore distinti e di quegli accorgimenti necessari per far giocare la Serie B, non sono ancora terminati. Intanto la partita Trapani-Perugia, valida per la sesta giornata del campionato, si giocherà lunedì 5 ottobre alle 20:30 allo stadio provinciale. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 21 e alle 23 per Grand Hotel trasmetteremo i talk show curati dalla nostra emittente, realizzati in occasione del progetto della Regione Sicilia Le Vie del Gusto presentato all'Expo di Milano. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.